Mannaggia mai. Questo bene, molto bene. Opla. E io non mi ricordo più i tasti. No, devo fare tutto quanto. Cioè, mi ha salvato praticamente da molto prima. Ah, questa cosa me la devo portare di là. Interessante. Ah, è buono. No, non me la devo portare di là. La devo portare agli amici nomini. I gnomi. Manco ci provo a saltare qua. No. Mi sa che la devo... Buonasera, buonasera. Annalisa e Federico. Ma va qua dentro. Certo che sono in live, perché? Sì, perché? Certo che ci sono. Arrivano tipo le braccia lunghissime perché ci sta il tipo qua, vero? Ciao Francesca. Questa cosa è molto preoccupante perché io ho una cazzo di paura di sto tipo. Ciao bella, salve regà. Naroid Gamer, ciao. Perché non mi è nuovo questo nome? Ragazzi, si sente l'audio del gioco, tutto praticamente. Ciao Alex. No, 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 no. Cazzo di paura. Grazie mille per il raid, grazie. Madonna santa, no, mi fa schifo quel tipo con le braccia lunghe, ma perché? In diretta da casa di mia sorella. Ah, ti senti Giulia? Magari ho tasta confidenza. Hai ragione, Carmine. No, 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 no. No, 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 no. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non mi prende. Paura. Mi stanno venendo le braccia. Ok. Attenzione al custode. Ho capito che sta qua. Ma io che devo fare qua tra l'altro? Ci devo andare per forza? No, posso anche. Mannaggia, quella grandissima. No, 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 non ci sono. Non ci sono. Dove cazzo è il tipo? Non c'è una luce da accendere qua. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai sempre diritto. Vai sempre. Oh Madonna santa. M'ha preso. Perché ora viene qua, vero? M'ha preso, raga. M'ha preso, raga. Mannaggia la miseria. Ci devo passare dietro. Perché cazzo non sono, non sono andata dritta. Come stai, Giulia? Bene, grazie, Alex. Tu come stai? Qua mi guarda tutte felici perché ha avuto la bici di Frozen. Addirittura.
Complimenti. Vabbè. Ma io sto coso lo devo portare di là, tra l'altro. Non fare rumore. Quello con le mani sta qua? Ma lo devo portare appresto, vero? Cioè, nel senso... Sì, me lo devo portare appresso. Penso. Poi non lo so se serve di là o serve dove stavamo prima. Oddio. Lol. Oh, salve. Salve, salve. Tu devi andare vicino alla porta, scusami. Vai vicino alla porta. Non rompere i coglioni a me. Vai, vai, vai. Giusto, è giustissimo così. È giusto così, vai. Non perdere tempo. Non indugiare. No, stanno sti cose a terra, non li calpestare. Facciamo il casino della Madonna. Ma stanno ovunque sti cose a terra. No, 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 no. No, Yazzi, non mi puoi aver trovato. Sto camminando, basta. E non sto manco toccando sti cosi a terra. Non puoi, cioè non esiste proprio. Perché hai fatto rumore? Non lo far cadere, mannaggia. Non l'ha trovato, vabbè. L'ho preso. Perché l'ho lasciato cadere quel coso? Vedete, se non lo lasciavo cadere. Un po' di coraggio, Alex, un po' di coraggio, su. Ma perché devo ritornare sempre qua? L'ho fatta la stanza di prima. Raga, a me quel tipo delle braccia non mi piace. Ditemi solamente se questa batteria tipo la devo portare con me oppure no. Penso di no, ma io me la sto portando appresso. Forse la devo mettere là dentro però. Aspetta. Ai. Figurati se posso avere una mira decente. No. Ma no, ma col cazzo che deve stare qua. Ma io non ci ho mai giocato, non mi giudicate male per questo. Piano. Attaccati al muro proprio. Oh. Non ti può aver sentito. Mia sorella ha acceso il phone mentre mi rispondevi. Non ho capito un Kaiser, ma sono d'accordo con te. Ma come? Ho detto, questa batteria deve essere portata. Deve essere portata insieme a me dall'altra parte. Tipo dalle braccia lunghe, chiamato anche custode. Per gli amici, per gli amici. Tu non hai amici. Prego, ti puoi andare? Vai, vai. Giura, non fermarti mai, neanche se ti scopre. Al massimo corre. Ma sta cosa me la devo portare appresso, vero? Io non mi ricordo manco come cazzo si corre, raga. Ma che cazzo pretendete? Non so come si corre, non mi ricordo, mi pare un quadrato, vero? E non so manco dove devo andare. Ottimo. Non so dove devo andare.
Raga, dove si deve andare? Forse di qua. Non la far cadere giù! Non ci arriva. Ah, meno male. Posso riposare un attimo. Allora, io la pila me la devo portare appresso. Fai come il 99. Il 99 posso. Ciao Was, buonasera. Curuguruaio. Ho capito, ma la pila che faccio? La lascio? Qua non viene tanto. Come cazzo fa a salire? Viene qua. No. Vieni qua! Non viene qua. No. No, può salire le scale anche lui, penso. Non penso che sia incapace di salire le scale come l'ho salita io. Si armadi? Cosa dobbiamo fare qui? Boh. Più casino però, madonna santa, li fanno apposta gli armadi così. Ho un tipo che sente i rumori alle proprio... Come Superman, però... I rumori, l'odore. Questa la buttiamo fuori. Non si può buttare fuori, sto scherzando. Forse Allegri va al Napoli, cosa ne pensate? Boh, ciao Mario. Buonasera. Io non so perché sto che cosa bisogna fare in questa stanza. No, sali. Aspetta, ma si può aprire anche così questo? No. No, non serve qua. E allora serve sopra? Io la batteria l'ho lasciata indietro, tra l'altro. Non fa niente, vero ragazzi? Si può giocare benissimo anche senza di quella. Si può andare avanti. Sarei troppo volgare se ti dicessi cosa penso. Ma io non so manco cosa, a cosa stavo facendo riferimento, fondamentalmente. Io non so manco saltare, mannaggia la miseria. Non si deve saltare qua. Ottimo così. Forse qua? Forse è più chiaro il gioco, però, eh. Cioè. Oh zii, non ti blocca. Ragazzi, è buggata. Non c'è più lo sgabello, ragazzi. Raga, lo sgabello è sparito. Raga, ma che cazzo. Raga, è sparito lo sgabello. Che devo fare? Come cazzo è successo? Come è successo? Me ne esce un altro da qua. Non ci sono altri sgabelli. Io come faccio ad andare avanti adesso? Scusate. Raga, in questa stanza tra l'altro non bisogna fare un cazzo. No, in realtà forse bisogna fare qualcosa. Bisogna andare là sopra. Dove... No, mi dissocio da Carmine. Mi dissocio da Carmine. Carmine, no. Carmine, te l'ho detto anche ieri sera su Discord. Non lo fare. Raga, senza sgabello, come cacchio. Non devo ripartire la partita, vero, raga? Cioè, non devo ristartarla. No, no, raga, no, 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 non esiste proprio. Ya, raga. Raga, ma che cos'è sto gioco? Esce qua lo sgabello? No. È un secchio, vabbè. Raga, ma se veramente bugga è sparito nel nulla. Oh, questa non si apre. Perché non si apre?
Ah, bisognava salire. Raga, senza sgabello non possiamo fare un cazzo. Dai, su. Resto qua, mi chiudo dentro. Salta il cazzo. No. Raga, non so che tu fai. Vi prego, aiutatemi. Non so cosa fare senza sgabello. Che devo fare? Ma come no? Ci sono le cose su. No. Ma sì, si deve andare lì in alto a destra. No, io il restarto col cazzo che lo faccio. Mi invento qualcosa. Ah, devo andare di là. Scusate. Ah, qua non mi prendi tanto. Pisello. Non mi prende. Cioè, se mi prende faccio una grande figura di merda. Tanto mica sale le scale. E me dovrei andare giù in teoria. Boh, non mi ricordo nulla di del sì. Va bene, Carmen, non ti preoccupare. Ma devo scendere. Cioè, devo andare tutto a destra, vero? Non vedrò un cazzo, non vedrò. Ora scendo le scale e faccio il rumore di nuovo. Ma sto a fare rumore io e lui? No, lui sta là. Come scuro. Vabbè. Dobbiamo scendere prima o poi, cioè. No, 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 sono rotte queste tegole, vero? Tu non mi hai visto. Proprio qua davanti dovevi venire tu. Se n'è andato. Ora, dove andare? No, sti sassolini di merda per terra. Con calma, raggira. Non può essere che mi ha sentito. Cioè, sto a fa più silenzioso di così, non si può. No, non puoi venire qua, zii, ti prego. Come mi ha scoperto? No. Puoi aprire la porta? Per me, lo puoi fare per me, ti prego? Ma io la porto, la posso aprire, scusate. Mi sa di no, però. Beh, io provo ad aprire comunque. Ma se lo lascio a terra questo fa rumore. Vabbè, tanto comunque dobbiamo ristartare perché lo sgabello, ragazzi, è fottuto. Vabbè, ya, prendimi, ah, sono tua. Vai. Sono tutta tua, prendimi. Vabbè che lui è un maschio. Vabbè. Mo m'ha visto, m'ha preso. Abbraccio di gruppo. Vabbè, ragazzi, dovevo ristartare comunque per il fatto dello sgabello. Senza sgabello non possiamo andare da nessuna parte, si sa. Pure i cani mancavano. Approfitto di questa occasione. Di che occasione? Di disinstallare il gioco? No. Io non ho capito però la batteria se me la devo portare appresso, perché altrimenti mi sto portando un peso inutile. Inutile. Qualcuno che mi può dire me la devo portare appresso, sì o no?
Fai così, prova a non portartelo appresso stavolta. Stavolta, ci sarà una prossima volta. Molto interessante. Mi piace il vostro punto di vista. Tipo? Là sta la porta, devi andare là. Escono le mani. Vai lì. Madonna, quanto sono brutte! E raga, ma voi vi svegliate nella notte, vi vedete queste cose di faccia. No, ma che cazzo si può fare? Fa. Vai. Tu non ti preoccupare, io sto dando uno sguardo. Frasi tipiche da dire a una commessa in un negozio. O a un commesso. Sto dando solo uno sguardo, non si preoccupi. Io vado su, dallo sgabello. Al massimo corro sulle scale. Cioè, il posto dove non si deve correre, però. Non tocca niente. No, ti prego, no. Ti prego, no. Ma se corro? Curro, vai io. È l'unica soluzione. Uno ci ha provato. Resta qua. Ah, non puoi salire. Mi dispiace, le braccia lunghe, ma fino a un certo punto, zì. Sì, tocca. Fai così, papà. È sicuro da qualche parte va inserito, ma vai a ricordarti dove. Non mi prenderà mai. Non mi prenderà mai. Allora, sappiamo che qua si deve aprire. Però ti devi aprire. Ti devi aprire. Ma è scemo io. Okay. Evidentemente no, sono io quello che ha problemi. Sgabello, stavolta non sparire, ti prego. Sei la nostra unica via di salvezza. Beh, tanto qua non può salire il tipo. Non capisco perché no. Cioè, ci sono delle scale, le abbiamo prese noi, li potrebbe prendere anche lui. Però vabbè, la logica non fa parte di questo gioco. E mo? Ah, ok, semplice tubo. Raga, ma sto a un buon punto del DLC oppure pensate che stasera non ci riusciamo a finirlo? Ah, eccola l'altra! E poi me la devo portare appresso. Ai. Raga, sono stupida. Tanto mica viene qua, raga, no, non viene qua. No, devo premere il pulsante per aprire la porta. Ok, non viene qua. Ma no, sto dietro la porta che mi aspetta. Io è la prima volta che lo vedo, quindi non ho niente idea. Ah. Allora, salta.
piglia sto coso. Oh. Se moriva veramente. Ah, devo solo premere il pulsante. No, 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 no. Allora, aspetta. Questo mi serve per il pulsante. Questo lo mettiamo vicino alla porta. Bellino, bellino. Mi conviene correre con questo. Cioè, non è veloce come i cuochi questo, vero? Mette le mani adesso? No. Molto probabile che metta le mani, perché sento che il joystick tipo si... va al ritmo del cuore, quindi ti sta vibrando parecchio, ecco. Andiamo? Mo ce lo ritroviamo di faccia. E io urlo. E sta là, infatti. Benissimo. Cambiamo gioco. Sono idiota anche io, che non ci avevo pensato. Quando attivi la leva, uno dei fusibili si rompe, l'altro la vicina. È certo, è giustissimo. Quindi quello non me lo devo portare appresso. Non puoi tenere il fusibile con una mano e con l'altra accendi la torcia, perché vorrei capire dove devo andare. Se questo se ne va a fare in culo. Scusami, puoi... Ah, se n'è andato. Non se n'è andato. Raga, non vedo niente. Non vedo niente. Scusate, posso capire solo un attimo il percorso che devo fare? Tu resta qua. Cioè, mo lui non c'è. Ma lo si scende. Vabbè. Con calma, con la calmezza. Non correre. Ti farà solo più male se corri. Per dove devo passare? Quello sta proprio qua. Stanno i sassolini a terra. Io devo andare qua in mezzo. Scusa, puoi levarti per cortesia? Ti giuro che dopo vengo a giocare con te. Ma adesso ti devi levare dai coglioni. Oh no 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 no. Bravo, guagliona. Vedi che quando vuoi non sei buono. Non sei buono per niente. Raga, ma se corro? Ci sono passato dietro, ci sono passato. Ce l'ho toccato in realtà. Mi stavo strozzando con la saliva. Comunque cioè, l'ho toccato in realtà. Quindi per questo mi ha scoperto. Raga, ma devo correre. Cioè, posso correre, no? Posso correre? Ditemi di sì. Perché altrimenti non ce la farò mai. Mi sta venendo un'ansia assurda. Allora, è lì. Bravo. E mo te lo ritrovi qui però. Ah, è deciso, si corre? Non so manco dove devo andare. Ma è deciso. Non si corre manco per il cazzo. Stavo scherzando. Questo c'ha le braccia troppo lunghe. Ma c'è, non posso correre, ragazzi. Mi dispiace. Non posso correre. Si gira subito. Dove cacchio devo andare? Non sto capendo io, in realtà il gioco è molto semplice, mi dispiace ragazzi. Mi dispiace essere stupido. Vabbè, con questo colpiamo anche il pulsante a sto punto. Devo capire un attimo dove devo andare. Cioè dietro si può andare qua. E stanno i sassolini a terra. Dove vado? Si può andare davanti però? Si può andare davanti. Ok. Cerca su internet la soluzione se sei bloccata. Ma sei scemo. No. No, ma che cos'è? Non esiste. Ma sto gioco a me sembra tutto tranne che semplice.
Gli vai troppo vicino. Sì. Ho capito che gli devo andare davanti, non di... non... dietro. Stanno i sassolini a terra, corri ragazzino. Oh no 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 no. Mi sembra giusto. Stai facendo un'ottima scelta, vai. No, 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 non ti girare. Mannaggia Dio, fottitene. Ok, a posto. Ok. Vedete, bisognava solo correre, ragazzi. Anche voi. Che carini, non correte così ragazzi. Aia. Qua lui non c'è, cioè non... Perché parlo? Perché non dovrebbe esserci? Ci sono i cassetti in alto, può essere che sta qua. Ci sono cassetti molto alti. In realtà potrebbe essere qua. Dove sono andati? Proprio, facciamo il rumore, vai. Non ci sono nerini qua, non vi preoccupate. Non ci sono. I nerini, senti a me, non ci sta il custode. Oh, uno sta là. Sta disegnando, che carino. No, aspetta. Ah, ok. In realtà bisogna tipo... No, piglia sto... Il carrello, trascinalo zio. Qua va bene. Gli devo mettere tipo un blocco, perché quello non si muove. Ah, ma ce n'è un altro qua di cose. Oh, mamma mia. Non correre. E non correre. Ah, ma l'ho lanciato in faccia. Sono troppo carini questi cosi, secondo me. Cioè, si scopre di più su di loro nel DLC, giusto? Interessante. Prendilo, Giacomo! No, l'altro devi prendere, Giacomo. Il trick. Questo non si può prendere. Ma che deficiente. Ah, mio. Ok. No, si muove. Che cazzo sbattete adesso? Con calma. Ragazzi, con calma. Ci mancate solo voi.
Sì, sono d'accordo. Non dovete sbattere, ragazzi. Ma siete stupidi o cosa? Cosa? Perfetto. Vabbè, sono al loro stesso livello, quindi... Vai. Ah. Non si può andare sopra? No. Oh no, il carrello è andato via. Vieni qui, carrello. Devo metterlo più in qua allora, ho capito. Piglialo! Con calma. Qua. Fermo qua. C'è Ciro che si sta guardando la live di là. Scendi, 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 scendi. Giù. Oh no, troppo. Spostati, spostati. Mio. Vai. Via. Oh, mio. Ora tutti insieme appassionatamente andiamo di là. Oppla. Questa si apre? No, non si apre. Penso. Aspetta. Non si apre. Andiamo tutti insieme, su. Su, su, su. Ce ne manca uno. Ah, eccolo là. Allora, uno dopo l'altro. Lì, via. Tu sei il primo. Fermi là, fermi là. Ok. Venite, su. Vengono, vero? Però dovete venire. Ma perché non vengono? Oh! Ragazzi, su. Ma perché non vengono? Forza. Ma uno si è buggato, però è restato là dietro. No raga, non facciamo il fatto dello sgabello, che dobbiamo ricominciare a sta parte, vi prego. Giovane, senza paura, via. Vieni qua. Ok, andiamo. E due. E tre. Via col terzo. Oh, che bello. Ritorniamo dove stanno tutti gli altri. Oppure c'è un altro mostro adesso. Dove stanno tutti gli altri? Ah, là c'è il tipo con le braccia lunghe. E noi non ci andiamo perché non c'è bisogno. Oh, prego. Scendi, vieni con noi. Scendi. Tutto a posto. Immagini scompariva il nomino, disinstallava il gioco. Madonna. Solo. Ma uno me l'ho perso però. Nomino. Nomino. Ma tu gli sembo stessi che gli rimane la reta. Su. Un po' di attività. Vai. Ma anche meno. Io dovrei salire con coso là, questo. No, non dovrei salire con il coso. Non dovrei. Non mi soli come me. Ma no, Carmine, ieri hai dimostrato che non sei per nulla sociale.
torniamo indietro allora. Vediamo che si può fare. Tu datti da fare, non fare come i pensionati. Su. Bravo. Ma cosa c'è? Qua non c'era un cazzo ancora. Non si apre. No. Vabbè. Non si apre. Cosa c'è? Oddio, non vedo nulla. Ah, si apre qua al centro, tipo. No, non si apre. Ok. Zona inutile. Forse manca qualche altro nomino per fare muovere sto coso. Non lo so, cioè mi butto. Sì, qua si può prendere qualcosa, tipo. Oh. Che ci sta nella bottiglia? E che cazzo ho preso nella bottiglia? Perché non potevo vedere nulla là dietro? Ok. Ah, ma sembra quasi inutile sta parte. Poi magari sono io che non ci vedo. Nella bottiglia cosa c'era? Se voi lo sapete per caso cosa c'era. Ok. Si abbassa. Devo tipo romperlo qua allora. Per andare al piano di sotto. Quindi come faccio? Si può prendere questo? No. Questo? No. Non si può fare nulla? Perfetto. C'è un'altra porta là. Quella però. Niente. Qua non si sale. Cosa c'è? Cazzo. Raga, non so dove devo andare. Capisco che non so dove devo andare, però addirittura suicidarsi in questo modo. Che tristezza. Cioè, si sta muovendo pure stile a tasto. Sto coso. Vabbè. Scendi. Madonna. No, 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 no. Prova a portarti il cubotto sul pavimento che si muove. Ah. Devo vedere se qua c'è qualcosa che possiamo, tipo. Portiamo anche noi una palla di carbone. Una palla. Thank you.
che emozione. Bene. A lavorare tu. Vabbè, proviamo con quello che ha detto Francesca. Andiamo. Se non va, raga, mi sono persa. Il gioco è stato bello finché è durato. Tanto sappiamo che lui muore. Perché c'è. Certo non può fare una bella fine. Alla fine del gioco abbiamo visto solamente Six là sopra, sul faro. Dov'è il cubo? Il Kubrick. Eccolo qua. No. C'è qualcosa proprio di più pesante. Non serve qualcosa di più pesante, serve essere... Nomini, vi prego, voi restate lì. Non vi muovete da là. C'è un mostro brutto e cattivo. Perfetto, sì, sì, infatti che... Qua cosa devo premere, tra l'altro? È col cazzo che ci vengo là. Ma tu sei scema proprio. Hai una bocca brutta proprio. Cioè, potevano farti un sorriso più carino, non lo so. No, no. No, 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 no. Devo premere il pulsante lì. Cioè, quello è lo scopo. Si può fare. No, no, devo andare di là forse. Eh sì. No, e qui non mi viene a prendere. Ah, che scemo. Comunque sì, molto interessante. Perché scapicolla? Non scapicollare, ti prego, sei inquietante. Ma devo premere il pulsante là. Sì. Perché poi devo girare la manovella, tipo. Quindi mi serve che lui sia occupato da quest'altra parte. Allora faccio malissimo adesso, vi faccio vedere. Tu! Ma non ho premuto, mi sa, il pulsante. No, forse sì. Non l'ho premuto, raga. E col cazzo che ci vieni qua. Sì, non mi fai spaventare. Lo so che stai venendo di qua. Ha fatto una scorreggia o cosa? Ma il pulsante alla fine l'avevo premuto, cioè bisognava premerlo, no? Resta lì, resta lì. No, ma perché non puoi restare in un solo posto? Che cosa vai cercando? Vai in fondo, in fondo, in fondo. Lì c'è anche una porta dove possiamo andare, in teoria.
cosa faceva quel pulsante? Un cazzo. A che serviva? A che è servito? Ah, là c'è la leva. Non riusciremo a fare un cazzo di niente qua, secondo me. Oh, la scimmietta! La portiamo di là, lo distraiamo, così, ok. Sta venendo di qua? Non sta venendo di qua. No, 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 non sentire il mio odore. Ti stai sbagliando. È di là, è di là. Vai a destra, vai a destra. Ma è di là, dove vai? Vabbè, raga, niente. Ok. Siamo sempre qui, no? Nessun problema. Ma se chiamo tipo i nomini, dico, raga, fate un po' di rumore così. Il pulsante non è servito a niente, quindi col cazzo che lo ripremo stavolta. Oh, e non ho fatto niente. Raga, ma che ansia mi mette sto coso. Cioè io almeno non ho visto nessun cambiamento premendo il pulsante. Mica serve, non serve. Andiamo insieme, dai. Ok. Ma che cosa sto facendo? Urra. Shh, perdi l'agro, vai, vai via, vai via. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non c'è nessuno, non si preoccupi, vadi. Io non so cosa fare. Cioè, butto la scimmia di là, secondo me. Però, cioè, non è che ci perde più di tanto di tempo appresso. Cioè, dovrei girare tipo una leva. Che cazzo ci faccio con quello? Perché il DLC sta durando più del gioco stesso? Scusatemi. Con calma. Devo buttarla proprio di là, di là, di là, di là. Aspetta. No, non venire di qua. Ma che faccio? No, è già finito tutto l'effetto, vero? Che cosa posso mai fare qua? Mm.
Tanto per dietro non passa. Penso. Ora si sentono le ventole del PC. Se abbasso quella leva, che succede? Proviamoci, tanto raga, io non so cosa bisogna fare. Questo non va sotto al tavolo. Ah, non c'è un sottotavolo in realtà. Stai qua. Ok, posso premere il pulsante. Poi venire di qua e girare la manovella. Tutto a posto, ragazzi, ho capito. Ho capito finalmente. Siamo qui, non ho capito un cazzo. Non ho capito un cazzo. Via. Ora la spegne. No, veramente. Cioè, quindi io ho un tempo. No, non la spegne. Per andare diretto al pulsante. C'è un passaggio anche sopra giù di per andare diretto al pulsante. Hai ragione proprio. Non mettere le mani qui, brutto lercio bastardo. Facciamo così. Esce di là? Come no? Ha fatto rumore, vedi là. Ne devo buttare un'altra. Buttiamo un'altra. Cioè non fanno rumore veramente. Che cazzo stanno a fare le lattine qua sopra? Non scapicollare, non sto qua. Non annusare. Grazie. Gentile. Gentile. Un gentiluomo. Io mi butto. E che cazzo è servito? A niente. A niente è servito. Madonna santa. Madonna santa. Io penso ero un bambino vivo. Cristo, i topi dentro. Ma vaffanculo, va. Non si può salire lì. Vabbè, quello con le braccia non c'è qui. Giusto, c'è. Se sta pure qua. Che cagamento di coglioni. Ci sono delle scarpe sotto? Ok, niente. Oh, sta là sopra. E come lo faccio scendere a quello? Da qua forse? No. Tipo, puoi scendere per favore? Aspetta, ti do la scopa, ti do. Nada. Ah, ok. Vieni, mi servi per la scala. Vieni, 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 vieni.
sperando che non ci siano altri corpi inanimati. Cioè, in realtà corpi animati da topi. Vai! Opla! Mi è partito la sonnetta e c'era ovviamente più mentre correvi, ho fatto un cazzo di... Povera Francesca. Francesca, qui è la prossima volta, no? Se tu mi prendi i giochi horror, io solo questo posso fare. Farti spaventare. Mica sta qua il tipo delle braccia lunghe, no? Cioè posso andare liberamente come mi pare e piace. Oh no. Oh no. Vaffanculo, facciamo rumore. E qua? Non ti butta giù, Maro. Cosa c'è? Solo quella? Ma così come ci vado dall'altra? Cioè, perché mi serve più in alto? A cosa mi servirebbe mai più in alto? Scusatemi. Si può mettere più in basso? Raga, la demenza, quando io sono stupida, vedi che succede. Ok. E mo? Ah, mi sono un po' fottuta, ragazzi. Posso andare da nessuna parte? Cioè, muoio se mi butto. Ci rendiamo conto che io muoio. Meno male che c'è il passaggio qui. Così, no? Beh, di là non si fa nulla, penso. Penso. Poi magari c'è. Ah, questo è il pulsante quello che ha premuto anche Six. Interessante. E infatti questo è la prima volta che avevo incontrato il tipo delle braccia lunghe. Era solo per un po' di trama, che ne so, così. No, scendi giù. Giù! Ma perché non scendi giù? Ok. Allora, di qua. Ok. Dobbiamo tipo sollevarlo fin qui. No, dall'altra parte. No. E niente. Facciamo da qua. Spingi anche tu, vai. Ma che bravo. Bravo bimbo. E mo stiamo andando. No. No, non lui. Morto. Dovrei farlo partire tipo da qua, però. Cioè. Come faccio a far salire? Se manco sale. Piglialo. Forse così prendi più la rincorsa. Carmine! Basta depressione. E non me la fa tirare, mi sa, fino in alto. Levati, nomino! Deficiente, oh. Ma sei sempre mi... Allora.
Sì, ma se si mette in mezzo quell'altro poi, ma che cos'è? Ma si, non si apre in nessun modo qua. Cioè non c'è un pulsante qua in alto. Che deficiente, raga. Che deficiente. Si deve saltare là. E però come ci arrivo là? Devo risaltare lì in alto, tipo. Giusto, c'è un passaggio lì, sì. E come ci vado? Vai il cazzo, vai dove? Mi serve un qualcosa per salirci su. Aspetta, facciamo da qua allora, scusami. Ti devi levare. Vabbè. Crack. Nomino, la prossima volta impari. Porca puttana Eva. Ci sono di da 3 ore che non ti devi mettere là. Ok. Io non ci arrivo ma qua. Come me... Vabbè, il nomino non può venire insieme a me tanto. Eccone altri piccoli. Non si può prendere nulla qua. Qui c'è qualcuno? E giù. E poi si va su. Non si va più su. Vai. Non si può salire, scusatelo. Perché non pen, cioè non dondola? Vabbè, mi lascio andare. Eccolo qua. Picciolo. Allora vieni qua. Tu devi saltare. Ma belli i bug di questo gioco, eh? Ok. Ah, non ci arrivi, aspetta. Non ci arrivi. E siamo fregati allora. Vieni qua. Ma mi sai in realtà che quello là me lo potevo portare appresso? Vado a controllare se l'altro lo posso andare a prendere. Aspetta. Forse l'altro potrei ancora portarlo di qua. No, sono già caduta. In teoria dovrei andare di là. E come ci salgo? Vabbè, quell'altro è rimasto schiacciato. Resta in pace. Vai! Sì! Vai! Vai! Dove vai? Non me lo devo portare presto. Aspetta, prendiamo la rincorsa. Ah, si vede la rincorsa, perfetto. Dov'è quello? Dov'è? Qua in mezzo bisogna raggiungere. È inquietantissima sta cosa. È più inquietante il bambino che rincorre sti cosi. Oddio. Ciao Azer. Guardare i commenti qui in alto. Io non stavo leggendo, ragazzi, scusate.
È stata connessione mobile, quindi non so se prenderà bene. Grazie, Iser, per il supporto. Vieni qua. Vai! Sicuramente loro saltano meglio di me. Ora. Voglio vedere se già la prende qualche altra cosa. Voglio vedere se già la prende qualche altra cosa. Perché non torno? Mi sa di no, cioè che qua non bisogna prendere più nulla, giusto? Giustissimo. Perfetto. Ora il problema, cosa si farà di là? Aspetta, qua. Cioè si... What? Ok. Vieni qua. Apri la porta al tuo fratellino, vai. Sali. Oh, ma allora lo vedi che quando vuoi. Perché spingete, raga? No, non dovete. Vi dovete togliere dei maroni. Allora, salite su. Hop. Hoppla. Cioè, non saltano là sopra, scusate. Non saltano là sopra. Ehi tu! Franco! Franco? Vabbè, è andato Franco. Io non vedo nulla. C'è una bottiglia. La stessa bottiglia di prima, scusatemi. Ma che cosa prende da quelle bottiglie? Non riesco a capire. Ops. Molto male. Mi sono schiattata contro... la parete, però, ehi, sono ancora viva. E mo? Tra l'altro, dove stanno gli altri due? Stanno a Pomicià, sicuramente. Uno sta qua. E Franco è rimasto schiacciato. Eccolo Franco. Ma qua non si apre. Cioè è mezza rotta. Si potrebbe aprire in teoria. Però vabbè. Allora se lo spingiamo tutti insieme possiamo mandarlo di là. Che bel culetto che c'hanno. Allora, datevi da fare. Su. E il terzo? Vabbè, ma perché ne rimane sempre uno dietro? Dai che vien su. Non vien su perché ci sta il coglione di turno, no? Dove sta? Muoia, mi piace. Oh, giovane! Devi aiutare, forza. Tutti a spingere, e però se magari spingi... Ok. Va, stavolta va. Ti devo aiutare a spingere, dove c'è la palatina? Sì, no, ma gli stronzi non collaborano, guarda là. Certo, perché quel piccolo nomino ha fatto la differenza, vero? Quanto è inquietante con la testa di scimmia che da rifiuti spunta.
di provare a salire qua, tipo. Ok, era giusto, era giusto. Oh! Ui! Prendetevi questo, mangiate. Torno subito, amici miei. Con calma, però, eh. No, no, tutto buio, tutto buio. C'è nessuno, vero? Comunque, c'è sta torcia per durare. Veramente, che batterie ti è? Altro che Duracell. Ok. Dove sono? E il terzo dove? Ah, ok. No, no, ok. Mamma mia. Siete pesanti da gestire voi, eh? O lo lanciamo? Via col vento, vai! Bellissimo, poetico. Cosa qua? No. Non c'è di nuovo quello con le braccia, vero? Ah, no, ecco dove siamo. Compagni miei. Venite qua. Venite qua. Ah, no, voi venite tutti quanti qua. Cioè, restate tutti qua. Poi io vi apro la porta da sopra. Però dovete venire qua. Ma perché si perdono sti due? Ognuno sembra che ha delle proprie personalità, comunque. Tutti qua. Restate qui. Ok, torno subito. Tempo di morire qui. Buttati. Aggrappati. Buttati e aggrappati. Ok. Voilà, sono qui. Ciao Alex, bentornato. Carini, su su, ora dovete lavorare come tutti quanti. Forza, forza, forza. Cioè ora si muove qualcosa, posso salirci su? Mi sembra un ascensore. Lavorare, qui si deve fatturare. Più non mi sono più riesce a far funzionare l'ascensore. Ok, quindi posso salirci sopra l'ascensore adesso, scusatemi, eh. Ciao amici, siete stati fondamentali per la missione. Soldati, ci vediamo la prossima volta. Tanto tornerò qui. Li ho liberati per poi schiavizzarli. Questo gioco insegna molte cose. Accendiamo la torcia, grazie. Ah, devi scendere, zio. Se non vuoi finire là dentro, devi scendere. Allora. Momino! Cretino, sto venendo. Valigia. Ho paura. Devo solo spostarla, vero? Cioè non c'è. Ah, sta là il nome. Ok.
Sono arrivate ad aiutarmi, che carine. Ragazzi, spostate. Di là. Andiamo tutti insieme, ragazzi, siamo tutti uniti. Però... ok. Ok. Ma... raga. Ma... hanno le ombre dei bambini, scusa. No, raga, sono dei bambini questi qua. Cioè, hanno l'ombra come la mia. Sono dei bambini. Sembrano formiche. No, raga, cioè, ma sono bambini, sì. Cioè, perché questa non è un'ombra con un cappello a punta, porca puttana. Raga, sono bambini. No, ne faremo questa fine, ne sono sicura, vabbè. Vabbè. Questo particolare non me lo ricordavo, che figata. E allora sono bambini, cioè. Finiremo anche noi come, come loro. Oddio, tipo quelli uccisi dai mostri, che cosa triste. Ma raga, sarebbe tipo un trip assurdo se anche noi diventiamo così. E alla fine si scopre che siamo collegati alla strada principale perché siamo quel nomino che in realtà uccide Six. Che Six mangia. Cioè, mangia... cioè, non penso. Però sarebbe tipo una figata assurda. È molto interessante questa scena. Voi restate lì. Eravamo uguali alla fine. Solo voi avete un cappello più bello del mio. Io no. Io me ne torno indietro. Ciao. Ciao. Cremato tutto. È una cosa tristissima, Francesca. Scusate se guardo là, ma ho visto una zanzara. Molto male. Nessun jumpscare, per cortesia. Signora, salve. Si ricorda di noi? Ci siamo visti nella storia principale. Verso la fine. Ah, vedo la fine. Ottimo. Significa che il DLC tipo è quasi finito. Cioè, moriamo tra poco. No, non devi aggrapparti qua, scusa. Ok. Su. E uno, e due, e tre, salta! Ok. E fu così che morì schiacciato dall'ascensore, non è vivo. Un omino là sopra! Che adesso abbiamo capito che sono dei bambini. Amico mio. Che bel cappello. Perché non scendi? Facciamo un po' due chiacchiere. No, amici miei, non scappate, vi prego. Dove sono finiti? Ma ti conviene fare sti cose? Cioè, sai dove ti trovi, vero? Puttana Erce. Oh, un po' una poltrona comoda, calda. Vicino al caminetto.
Di nuovo quella? No. È vero, anche perché nella storia principale la uccidiamo con Six. Cioè, in realtà, adesso tipo non la possiamo uccidere. Che cosa orribilante. Io vado ad insegnare a usare la bici a mia nipote. Ah! Che bravo zio. Mulan! È lei! C'è ansia, ragazzi. Si può mettere una musica di sottofondo, vi prego? Tipo qualcosa di molto carino. Mi sta venendo un po' di... cagazzo. Se mi compare all'improvviso in faccia, urlo. Mi sono fatta male da sola. Ok. Però io non so tenere l'equilibrio sulla bici, quindi sono insegnante così così. Imparerà di merda, però va benissimo. Si sta muovendo il joystick, quindi sta qua tipo la... Sì, sta qua. Spegni, spegni, spegni. In una casetta nella prateria c'era un cowboy che si chiamava Jim. Ok. Scusate ragazzi, è una filastrocca che mi raccontava mia mamma da piccola, però ha funzionato, ha funzionato. E che cos'è? Non era così grande la casa all'inizio. Non fare rumore, testa di cazzo, quella viene. Vabbè, possiamo andare tranquilli allora. Oh, una statua. La vogliamo prendere? Come si prende? Come si prende? Non si può prendere. Torniamo di qua. Beh, ma si può andare tranquillamente. Cioè, posso anche non... perché altrimenti ci mettiamo 4 ore per camminare. Se sto inginocchiata. Cioè, a cavo... accovacciata. Devo salire lì sopra? Di là cosa c'è? Ah, quella la si vede ancora là sotto. Guardate, c'è proprio nell'angolo, sta là. Ah. Sta ferma lì, quindi io direi che posso... Questo è come Indiana Jones, no? Cioè, vedi tipo del sangue lì. C'è una cosa qua, al centro della stanza. E tu che fai? La prendi. No, che non la prendi! La lasci lì. Tipa, sei ancora lì sotto, vero? Ti prego, dimmi che non sei... Sei ancora lì sotto, va benissimo. Comunque è impressionante, il DLC sta durando più del gioco. E sali. Cioè, non sale la scala, perdonami. Ah. Allora, dobbiamo spostare però. Vabbè, scendo.
Però qua sono da sola, non ci sono i nomini che mi possono aiutare. Cioè non li vedo almeno. Ah, ok. C'è un pulsante. Oh no, 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 non ho fatto niente, non ho fatto niente. Dobbiamo portare qualcosa sopra allora, dal piano di sotto. Là serve una chiave. Ok. Allora facciamo così, giriamo. Ma è bloccato? Ok. Ok, uno sta là. Ok. Uno sta là. Abbiamo questo, no? Ho sbagliato tutto. Oh, ci sono riuscita. Bellissimo. E mo? Fido ad andare di là. Ci vado tra poco. Un secondo, scendo un attimo e poi ci vado. Nerini, dove siete? Fate compagnia, per favore. L'avete visto? L'avete... C'era, un bamb... C'era una maschera là dietro. Cos'era? No, raga, no, no, no. Era un bambino con una maschera. No, 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 no. No. Sì, si sale, si sale, si sale. Io salgo. Ok. Ghoul che mala. Non si può spostare la scala. Raga, vi giuro, ho visto qualcuno là dietro. L'ho visto solo io. Vabbè, facciamo così. No. Prendi la scala. Lo spostiamo. Raga, mi sto immaginando le cose. Questa cosa mi fa spavento. Non prendetemi in giro, vi prego. C'è niente? No? E io che dovrei fare? Dove stare? Sul lampadario? Penso di sì. Che figura di merda, ragazzi. Che figura di merda. Ma va benissimo. Che devi fare qua? Non si può salire per di qua, quindi... Questo è il libro, quello di Harry Potter, che per aprirlo bisogna strofinare il dorso. No, non si sale.
Vabbè, non si può far nulla di qua adesso, scusatemi. Me ne vado, non guardo in faccia nessuno. Via. Ma si è bloccato? Ah, ok. Io scusa. Cosa, lol? Cioè, ho sbagliato qualcosa? Ah, no, per il fatto della bicicletta, ok. Bello, a essere bello è bello. Molto bello, ragazzi. E lei? Non è lei. Penso. Raga, che non si muova nulla, vi prego. Non mi fate muovere le statue perché non le sopporto. Belli. Tratti molto caratteristici. Ah, ma quella dovrebbe essere tipo la vecchia, quella lì che stava nell'acqua. Quelli sono i cuochi, no? No? Ah, no, quelli lì sono i cuochi. Cioè, tipo la... l'immagine lì con la maschera. Vabbè, interessante. Tutto molto interessante. Inquietanti questi due. Molto inquietanti. Io cosa dovrei fare qua, ragazzi? I pulsanti devo premere. Proviamo il pulsante del tipo più bello, tipo, non lo so. Tu, si può possesso. Queste body shaming, però. Premo questo, che ne so. Aiuto, aiuto. Devo premere tutti? Madonna, no, vi prego. Ma che ansia. Pure a noi. Ah, sì, è vero. È vero, ragazzi. Ci... E devi venire. Devi venire. Tu vieni. Non chiedere, porca... Ah? Sta lagando? Sì. Perché ti sto seguendo mentre sto seguendo la recensione. Ma che c'entra? No, ti vedevo che laggava. Welcome. Ma che cacchio ce ne importa loro della webcam, madonna? Ah, sì, devo mettere la mano davanti. No, non c'è bisogno, faccio io. Scusate, ragazzi. Giro, guarda i pacchetti. Sì, sì, mo l'ho visti, raga. Allora, come mai? Ma è stranissimo. Intanto i pacchetti persi. Ammazza, esatto, quanti tanti. Lo so. Ma è la connessione, penso, eh. Probabile. Poi perché mi dice KB 8000 se abbiamo impostato 6000? Sicuro? Sicuro sì. Chi l'ha modificato? Io non lo so. No, ovvio. Non so anche che. Sì, sì, tranquillo. Cosa può mai servire? 8000. Ah, l'ho modificato io tempo fa. Pensa a te, sci. Sto laggando per colpa tua. Mettiamo 6000. Applica. Meno male che l'abbiamo potuto fare in diretta sta cosa. Sì, sì. 6000 e poi 30 fps, giusto? Sì. Uscita. Scusate, ragazzi, problemi che no, accadono no, spesso mia, tra meno l'altro. Male, perché io mi stavo poco cagando in mano. Ma tu non vieni qua a seguire la live insieme a me? Non la sto seguendo perché sto scrivendo la recensione. Ma fidati, è meglio. Ma io ho bisogno, sì, ci sono le statue brutte, ci sono i quadri brutti. Le hai visti i quadri brutti? Sì, bro? Sì, mi sto a caga sotto. E qua nemmeno mi fanno compagnia che mi aiutano. Io ho paura. Che cattivi. Allora, io penso che è risolto. Penso. Sì, ora è tutto verde. Sì, ora è tutto verde, in più non stiamo perdendo pacchetti. Penso fosse un problema di connessione a sto punto. Okay. Vale. Vai, metti il gioco. Avvisami se diventa arancione rosso, se perdi i pacchetti. Dipende da che regione siamo, sì.
Chat, aggiornate la pagina. Io sto premendo a casissimo. Le devo accendere tutte, vero? C'è un ordine, una sequenza. Non c'è un cazzo, va benissimo. Ah no, ok, qui andava bene. Tipo questo. Era prima questo. Poi era questo. Devo premere solo i bambini. I bambini, porca puttana Eva. Che cazzo di che bambini? Questo non è mai un bambino nella vita. Poi c'è sta tipo... Chi c'è? Questo? No. Allora, era giusta la sequenza, quindi questo. Questo, ok. Com'è? Sì, ma non mi fai compagnia, per favore. Va bene. C'è un personaggio del 2, non dico quale, ce l'ho visto anch'io, com'è possibile? Vabbè, com'è possibile? C'era... Hanno fatto il duo. Personaggio interessante. Questo. No. Annaggia la miseria. Non me l'aspettavo. Invece. Allora devo premere quest'altro. Penso è l'unico che. No. E allora premo solo quelli. Premo. Questo ne è uno. Cioè non ci stanno più altri quadri da poter fare una sequenza. Fatto? Basta? Non si preme più nulla? Mi posso buttare a terra, brutte statue di merda? No. Io non vedo davvero l'ora che faccio il duo. Probabilmente l'ho già detto tipo 10 volte. Sì, l'hai detto molte volte. E sì, verrà fatto, sì. Ah, non ho premuto questo forse però. No raga, io non lo so. Che cazzo di sequenza è? Spiegatemi, qual è il senso? Devo premere solo dei bambini? Che poi non si riconoscono adulti, bambini e frati. Forse questo sì, ma l'altro no. Saltiamo uno? No. Allora, questo qua mi sembra un bambino. Questo qua non mi sembra affatto un bambino. Quindi ce l'ho con i bambini, perché cioè sono stati due bambini questi qua. Non è che devo prendere solo i bambini. Mi sembra un bambino. Questo qua mi sembra un bambino. E pure questo. No raga, non so che cazzo devo fare. Mi sto nervosendo un poco, perché non so insomma. Qua c'è qualche indizio. Oh, forse c'è qualche... Allora, c'è il tipo questo qua con il nasone. Quindi quello lo premiamo. Non so perché. Mi sento che quello dobbiamo premere. Questo lo premiamo. E un... Perché trema? Sto tremando solo io? Ok. Raga, non vedo gli altri. Cioè, questo mi pare che ci stava. Il 2 è molto più bello. Ragazzi, Francesca, Carmine, siete adorabili. Vi posso dire una cosa? Siete le persone più belle di questo mondo. Porca puttana, mi aiutate a fare sti quadri. Non so che devo premere. Ma almeno una tecnica. Tipo, Giulia, devi calcolare la radice quadrata di 125. Che cazzo ne so? Non c'è un indizio, non c'è niente. Che devo premere? Sto
Stavo cercando su internet, dice che vanno confrontati. Ma è arrivato Genio. Comunque deve confrontare da questa stanza e quell'altra, penso, giusto? Cioè, quando si tratta di cagarsi sotto, tu non mi vieni a fare compagnia e a darmi forza. Quando si tratta invece delle cose, degli enigmi, quelli subito proprio. Non ho capito cosa intendesse. Yeah, ma che cazzo, non ci ho capito. E lei, c'è la Lady. Tutte statue sue sono. Ma questa pure è una statua? Tutte statue sue. Me ne scappo da qua perché quella mi sta un po' sul cazzo. Allora, queste due statue vogliono dire forse cioè quello che sta di là. L'ho partito di qua. Cazzo ne so, questo intendeva il confronto, cioè. Allora, quello col naso ci sta, quindi lo premiamo. Ma dobbiamo premere quelli che ci stanno in entrambe le stanze, oppure... Allora, questo qua, che c'è il sorriso ambiguo. Ci sta. Non c'è il sorriso ambiguo. Perfetto. Andiamo avanti. Prossimo. Nasone c'è. Poi, chi c'è questa? Signora... Molto magra, molto bella, body positive, su, con il ricciolo in testa, c'è? C'è, andiamo a premere anche quella. Ok, devo premere solo quelle che ci sono anche nella stanza precedente. Soluzione in inglese, spero di aver capito bene. Sì, ma sto facendo questo, infatti. Speriamo che vada bene. Poi chi c'è? Bambino che non dorme da 6 settimane. Andiamo a vedere se ci sta. Ci sta il bambino che non dorme da 6 settimane. C'è. Poi c'è signora tossicodipendente. C'è la signora tossicodipendente? Non c'è. Non c'è, perfetto. Chi altro c'è? Questo, tipo, questo è il secchione della classe che non dà mai le soluzioni a nessuno. Devo metterti la webcam anche per te? No, come vuoi tu. Vabbè, certo, la devo modificare, scusami. Aspettate, ragazzi. Aiutiamola! Non ti preoccupare, cioè l'ho capito alla fine, cioè non è che... L'hai capito alla fine? Certo che l'ho capito, cioè. Quanti messaggi, Francesca, non è che Francesca ti avrà aiutato. Me l'ha detto dopo, Francesca. Perché devi fare così lo stronzo? Ma va, che scherzo. Ciao, ragazzuoli! Però non ti mettere un cuore. Allora. Allora, vai, riprendi. Stringiamo un po'. Clicca okay. Sullo schermo. No. Sì, non sento manco l'audio, vuoi? Cioè... Beh, basta. Rimani però sullo schermo. Ah, stessa cosa. Poi il secchione. Vediamo se c'è il secchione. Ciao Ciro, vedi, sono salutato. Ti ha salutato Carmine. Ciao Carmine. Ma sbaglio, Carmine è andato su Discord l'altro giorno? Ieri sera. Grande. Il secchione. Grande, c'è. Carmine. Però posso dire una cosa? Sì. Perché non mettiamo quella luce che io uso quando sto su Discord che va messa qua? Perché? Troppo perché siamo buio. Bui. Va bene, te la vado a prendere. Secondo me sì, però va messa clip qua, Non vuoi? No, vabbè, tocca lo schermo. Più che altro se vuoi accendo la luce. Ma che... Però c'è il lampione è dietro, non si può fare. La metto dietro il lampione? Neanche. Fa niente, lascia aperto. Tanto poi la trovo la soluzione. Allora, vediamo un po'. Oh, questo ha messo l'idea nella corrente elettrica. Vediamo se ci sta. Ci mancherebbe che non... Tento a me di dare una mano, è solo colpa mia che sta impazzendo. No, Francesca, no. Giusto un po'. Allora, corrente elettrica. Con calma, Ah, devi vedere chi c'è.
Io sto provando a fare così. Ok. Chi c'è? Non c'è la corrente elettrica. Vediamo se c'è l'altro. Quello c'è? Questo qua col cappellino. Sì, sì. Guarda, torna indietro. Te lo faccio vedere pure dove. Eccolo qua, da questa parte. No, gira. Eccolo là, sì, l'ho visto. E apriamola sta porta. Oh, lo vedi che quando vuoi. Aspetta. Così puoi anche parlare tu. Mi puoi fare solo un piccolo favore? Puoi vedere là sotto 2765, giusto? Sì, okay. Fotogrammi persi. Mm-hmm. Una statua che non posso prendere. Quindi ci sei riuscita? Sì. Sì, io prendo quella statua, si chiude la porta. Ti rimetti la posta! No, 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 no. Scherzo. Fatto. Mo. Perché ora si gira l'occhio. E infatti ti stava colpendo, si vedeva. Pensavo di stare... Ah, mi devo accovacciare! Sì, sì, sì. Beh, no, ma in realtà sì. Ci mancherebbe. No, no, tranquilla, ti avviso io se ti arriva qualche messaggio importante. Scendi, accovacciami! Perché l'hai lanciato? Forse ti serviva, no? Sì, sì. Oddio. Non adesso! Accovacciati! Inquietante quell'occhio. Dove lo devi mettere? No, la devo portare appresso. Ora gira l'occhio. Dove siamo? Dove siamo? Occhio. Forse ti conviene andare prima dietro quella statua che è più vicina. Ma che cos... Corri, guaglio! L'avevo detto. Corri, guaglio! Che culo che hai. Lo so, grazie. No, stai bene qua. Ecco, ma... La porta? Perché lì non ci arrivi, giusto? Amore mio, amico mio. No, pecca, però hai capito tutto, hai capito tutto. Ora l'importante è che fai con più calma. Raga, di corsa, bisogna correre qua. Covacciati, vai. Senza paura. No, aspetta, ma stai sbagliando. Vedere... Certo che ti vedo. Devi correre dietro quella statua. Ora dietro l'altra. Vabbè, lo sai, no? Meno male che ho capito tutto, sì, grazie. La calma è la virtù dei forti. Sì, lo dice anche Evelyn. Nella mummia. Adesso secondo me andrei a metà strada e lo lancerei, perché non ci arriva lì. Devi andare a metà strada. Poi appena lo lanci ovviamente scappi. Ma me la devo portare questa, me la devo portare. Sicura? Sì. Mm-hmm. Penso di sì. Vabbè, però tu prima apri la porta, poi non scappare, vai dietro la statua. Perfetto. E mo te ne vai. Ciao amico mio. Posso accendere la lanterna? Non vedo un cazzo. Dove la devi portare? Non lo so, ma io me la porto appresso. Anche perché non avrebbe senso altrimenti che sono entrata in quella stanza, tipo. Mm. E tu non hai visto da qualche parte dove magari c'era qualcosa, sì, di mancante? Sì, forse giù, non lo so. Prova ad andarci. Sì, sì, ci provo ad andare. Il problema è andarci. Che ci sta giù? A parte che ci sta la signora, la madre superiora. Ah. No, 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 raga, stanno pure le statue adesso. No, no, raga. Io non guardo. Vado a fiducia. Sperando che tu devi andare veramente da quella parte. Sì. Mm. Ho giocato fino a mo, penso. Sì, sì, no, no, certo, certo. Mi fido. Poi comunque si vedono dei bambolotti simili a quello che hai in mano. Tipo là, vedi? Le statuine. Sì, sì. Il problema è che... Sì. Ci sono un sacco di statue di lei. Non vorrei che adesso lei ora ce lo mette nel capranzi. No, vabbè, intanto... No, no, no. Vabbè, ma tu intanto vai, no? Poi magari... Se te lo mette te ne accorgerai, no? Non vorrei dire, ma qua... Ho sentito qualche rumore. Tu vuoi sentire rumori?
Io ho sentito solo rumori. Visto. C'è la geisha sotto. Ma è lei, infatti. Ok, una penso che va messo. Ma questo è il pulsante per scendere giù. Perché c'è una mano lì sopra? Anzi, non chiedo, è meglio. Tra l'altro sta stanza, raga, io ancora non l'ho capita. Ve lo dico proprio francamente. Non mi fa andare di È qua, l'unico poi. Film in cui anticipo ogni frase prima che venga detta. I miei mi odiano per la mummia. Per quando lo faccio. Ma io lo faccio quasi in tutti i film. E Giulia mi odia per questo. Mi prendo. Grazie, Cine. Ti do mi aiuti. No, ti preoccupo, ho fatto due da sola, grazie. Vedi quella. Cos'è? Una mano o è una. No, mi serve. Questo mi serviva per aprire la porta di là. Allora, scendiamo giù. Non so che servono a sta statua. Però non avrebbe senso se non me la portavo appresso. Mi fai quella scena dei cammelli. Dei cavalli. Della mummia. Quale? Dai, che tu la sai fare. Quella, ehi, abbiamo i cavalli. Ehi, ho conne. Alza la voce. A quanto pare l'abbiamo noi tutti i cavalli. Io vai, ehi, Benny, a quanto pare sei andato sbagliato il fiume. Oddio. Ok, ecco qua, vedi? Va qua. Esatto. Allora, scusa, perché scambiare le due allora? Forse una è falsa, una non pesa il giusto, non lo so. O forse ci sono due stanze del genere, numero. Forse ci sono due stanze. No, hai preso quella sbagliata. Lo fa lui. Si stava abbassando il tetto, E vabbè, ci metti quella, no? No, la forma è diversa, vedi che questo è un triangolo e quella sotto è un quadrato. Non c'entrerebbe. E quindi devi trovare la stanza che ti sei dimenticato proprio. Non è che dalla parte opposta ce ne sta un'altra di stanza identica. La parte opposta proprio. Non me la fa portare. A parte che sta là, infatti, guarda. Addio, Benny. Guarda la sala, la vedi in fondo a sinistra? Sì, la signora. Ma è la geisha? Cazzo, bellissima. Perché noi vai? Ocess, infatti. Come dice, se non è uguale a lei. È una maschera. Ah, sotto... e tu come fai a sapere che non è un cesso? Sicuramente, se te la fa maschera, scusami. No, no, mi dissocio, poi dicemi che è una brutta cosa. Io vi devo dire la verità, non mi è dispiaciuto neanche l'ultimo con Tom Cruise. Non c'entra nulla con quelli vecchi, perché quelli vecchi erano un po' basati su... Erano basati un po' sull'ironia, un po' sul ridere, no? E poi c'era anche azione, cioè... Quello nuovo invece è un po' più serio come film, quindi non mi è dispiaciuto, sinceramente. Purtroppo non è che lo potevano fare con l'attore che ha fatto i vecchi film della mummia, perché è in condizioni pessime per fare i film. Perché in condizioni pessime? Non si può dire queste cose, non si possono dire. Diciamo che... Eccolo qua, va qua, qua c'è il triangolo a terra. Però Cristo, mettilo. Diciamo che non è invecchiato molto bene. Oh, vedi? Sì, ora manca uno col cerchio però. E uno col quadrato. Mazza. Come prenderli? Vabbè, quello col cerchio lo devi andare a prendere in quella stanza. Quella dove ti si chiude il muro. C'è quella col quadrato, quella. Esatto, non ti serve là? Certo che mi serve, ma si chiude il muro, devo vedere come devo E fare. La porta si chiude anche, giusto? Sì. Ti serve qualcosa di pesante. Ti serve qualcosa di pesante che sostituisce. Vado a vedere un attimo se me la chiude veramente la porta. Perché vedo che si chiudeva il soffitto. Però non so se la porta pure. Va bene, non ti è piaciuto, ok. Blea, quello di Tom Cruise. Vabbè, se vogliamo dire quello che quelli lì con come si chiama? Bello il sangue. Sulla parete. Come si chiama? Cosa? Brendan Fraser. Chi? Di chi sta parlando? La mummia. L'attore? Sì. E là sono molto più belli. Il terzo non mi è piaciuto perché mancava. Sì, si chiude la porta. Scusa, rimetti qua. Mancava la donna. Non mi ricordo come si chiama, so solo il suo cognome, Vice, una cosa del genere. Il terzo è quello più. Sì, perché mancava lei e poi. Ma anche la trama, è l'americana. Sì, anche lei. Infatti preferisco quello nuovo con Tom Cruise rispetto al 3. Poi, ripeto, gusti personali. Ma come me la piglio sta cosa? Devi trovare qualcosa da incastrare là. E quindi esci da sta stanza e cercalo. So che sembra ovvio, però tu fai le domande e io rispondo. Ma sono domande che uno fa per smorzare l'attesa. Io sono risposte per smorzare l'attesa. Dai, vai alla ricerca. Ti posso dire una cosa? Secondo me devi andare dove sta lei. Ci sono venute da là.
e non c'era nulla. Ma se vado dove sta lei, quella mi prende, ma c'è... Libro. Cose che ti può fare una geisha se ti prende. Ma quella è una strega, tipo, che cazzo ne so, dei poteri oscuri. Sì, poi lei mi piace tantissimo. A Giulia ho fatto vedere un film che si chiamava L'uomo venuto dal mare, ti ricordi? Era una cosa del genere, quello là, lo straniero. Ah, era... sì. E, ed era molto bello perché lei recita molto bene. Poi ha fatto anche Constantine. Si innamora di lui. Esatto, poi ha fatto anche Constantine, che è il film con... come che si chiama? Keanu Reeves. Keanu Reeves, che interpreta tipo un ammazza demoni. No, ammazza demoni, non ammazza i demoni. Cioè, non sono demoni. Sono diavoli. La Bibbia, ma sono diversi. Cioè, demoni sono, tutti quelli. Vabbè, l'arcangelo Gabriele era cattivo alla fine, cioè, combatteva anche contro quello. Sì, ma comunque demoni. Ma mi fa andare di qua, perché non mi fa andare più? Prima mi faceva andare, raga, ma si blocca, guardate. Perché qua non mi fa andare? C'è qualcosa di invisibile, prova a prenderlo. C'è il tasto per fare azione? Sì. Non te lo fa fare? Lo sto facendo. Ok. Strano, o è un bug grafico? Bug, raga. Può essere. Vedete che c'è qualcuno là dietro? È vero, signora. Dietro la scatola, io non ero pazza. Bastardo. Sposta le scatole, non si può. O salire sul libro? No, neanche, va bene. Quel libro si può sollevare. Sì, ma non serve a nulla se glielo butto. No, io lo... No, sai cosa farei io con quel libro? Non andrei si può mettere là. Perché deve avere forma quadrata, sì. Non è che ci mettiamo... Comunque ci sono dei libri un po' strani a terra. Io li hai visto? No, un libro quello. Ah, cioè. Ok. Ma no, perché secondo me qualche segretino intorno a questi libri, tipo il fatto che puoi salire qua sopra, anche secondo me puzza, la ma cosa. Ma io posso salire tramite la scala, non c'è bisogno di questa zona qui. Tu dici, ok. E guarda. Ma è inquietantissimo quello. Ma come cacchio devo fare per prenderlo? Se faccio così? È vero, è molto bella quella frase. Quale? Ti chiederei che cosa ci fa un posto come me in una ragazza così. Sicuramente ti chiederai cosa ci fa un posto come me in una ragazza come questa. Che carina che era, tutta ubriaca. Non è positivo, significa che siamo vecchi. Ma chi? Ma parlate. Sei... Se il tuo 97 sta per l'anno di nascita ti picchio. Infatti lo stavo pensando anch'io. Se tu sei vecchio, sei del 97, noi che cosa dobbiamo dire che siamo del 90? Carmine, stai attento, Carmine, che qua stai rischiando. Di là ci sei stata? Ah, non si può. Cazzo, un bel indovinello, cioè un bel Grattacapo. Cioè. Stavo per dire una parola che non si potrebbe dire. O si può dire. Che ne so. Cioè. Meglio non dirla allora. Ma perché devi fammi rischiare le denunce? Mi sono buttata, raga. Era arrivato il momento di buttarsi. Mi sento vecchio quando parlando con gli altri dico, dai, ve lo ricordate Bim Bum Bam? Quanti cartoni animati. Cioè, la gente fa Bim Bum cosa? Lì mi accorgo di essere estremamente vecchio. Sì, ma c'è un passaggio qua, scusatemi. No. No. Però comunque se le stanze sono finite qua, o devi proseguire e andare avanti. Sì, un attimo, voglio vedere. O altrimenti devi ritornare indietro. Lì c'è, però è vero, sembra un passaggio segreto, guarda. Guarda il pavimento. Tu quello avevi visto? Sì, perché c'è tipo il sangue. Che prova a mettere qualche libro all'interno. Ma come ce lo metto? No, no, io non lo so, sto praticamente... C'è un libro che tra l'altro esce un po' di fuori. Non si può far nulla. Sotto il tappeto. Infatti sotto il tappeto sembra esserci qualcosa, ma non... Si può sollevare il tappeto. No. Va bene, allora ti conviene a sto punto uscire da sta stanza. Se pensi di aver fatto tutto. A questo punto una toccatina a quel libro gliela darei, eh. Questo davanti. Ma l'ho preso e l'ho pure lanciato. Ah, ok, allora lascia stare. Vieni fuori!
Dai. Ogni tanto continuano ad esserci dei drop di pacchetti, vedo. Infatti stanno aumentando. Ragazzi, io non so che dirvi oggi. Beh, tanto tra poco la termino la live. Ah, forse ho capito perché. Perché? Ho messo comfort. Ma io lo sto lasciando così perché purtroppo non si può. Ma sto portatile non è fatto per streamare comunque. Questa è la verità. Ferma, pausa. Un attimo solo. Sì. Non va malissimo comunque. Prova così. Via. Quanto stai i pacchetti? 3.683, ricordalo. 3.600. Ricordalo. No, ricordatelo tu, io sto giocando. Che cazzo mi devo ricordare io, perdono. Già Vabbè. sai che mi ricordo dove sto qua. Cosa serve la chiave? La chiave ce l'ha lei, ma non si può andare da lei. Non morire così, ti devi aggrappare alla cazzo di scala. Io purtroppo è difficile aiutarti. Lì c'è un lucchetto, là c'è una manopola, L'ho hai già trovato tutto, abbassato. Ma anche se hai quello. visto la live, sai benissimo che l'ho Non la abbassato stavo già. guardando, stavo scrivendo la recensione. Ah, Stavo ascoltando e guardavo ogni tanto. tutto, vaffanculo, senti tipo. Con la luce non ti vede? Ma come non è la luce? Come che nascesse No, così? Carmine, nel momento in cui perde pacchetti va malissimo. Perché si perde drop di Madonna, frame, eccetera, eccetera. sto È cazzo di inquietante, joystick. No, il joystick trema, battito del cuore, senti? eh? È vero. Se tu immagina quello della Play 5. Quella luce invece che tiri il cavo, non succede nulla? E ci salti sopra? Non mi conviene comunque. Perché la devo tenere No, che spenta? ne so io. Vai da lei. Come ti sgama lei? Cioè, tu gli passi dietro e lei ti Se sgama faccio subito? rumore, lei mi sgama. Ah, ok, quindi puoi passarci tranquillamente senza fare Devo rumore. abbassarmi. Ma è da là sono venuta. Non capisco. Se spengo le luci, forse lei viene. Prova a sto punto. Bisogna fare tutto. Quando ci si blocca, devi fare tutto. Tipo disinstallare il gioco. No. Qua c'è la luce accesa. È quella artificiale del gioco. No, eccola lì su. Spegniamo tutto. Tirami giù, sì, io me lo ricordo. Tirami, esatto, subito dopo. Okay, Jonathan faceva morire dal ridere, veramente. Faceva morire dal ridere. A me mi è rimasto impresso, ma l'ho fatto tantissime volte, sta battuta stupida. Facevo Imhotep, è vero, ogni tanto così mi imparto, sto in cucina, lei in silenzio, io faccio Imhotep, Imhotep. Mi è rimasta proprio impresso sta scena. Manca l'ultimo. Ciro, ti ho detto che già l'ho usato per aprire quella porta là. Allora vai via di qua, no? Ti serve una chiave, ti serve Mi tanta serve una roba. chiave, mi servono pure le cacchio di cose che salta, dai. E è crashato. Fatal error. Vabbè, raga, si conviene spegnere perché a sto Ragazzi, punto. ultimamente stiamo avendo un bordello di problemi tecnici, infatti stiamo pensando di cambiare cioè computer, perché questo qui serve solo per giocare. È crashato il gioco. Quindi, per il momento penso di chiudere la live e poi domani facciamo qualche reaction per forza. Domani facciamo qualche reaction. Non lo dire. No, no, domani la voglio fare. Troveremo qualcosa. E niente, poi si vede. Va bene, ragazzi, allora ci Ci dispiace sentiamo. tantissimo, ragazzi. Raga, sta crashando, ci stiamo bloccando, il computer ci sta lasciando. Buonasera. Buonasera e buona cena a tutti, esatto. Ciao, ragazzi. Chi vuole, ovviamente, ci trova su Discord. Ciao, ciao. Ciao.